Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Un saluto cordiale a tutti, qui nel nostro Duomo, qui dove avremmo dovuto celebrare solennemente la Pasqua del Signore. Lo abbiamo fatto soprattutto con il cuore, sicuramente, seguendo i riti della Settimana Santa per televisione. Non è come essere presenti, perché quella è una raffigurazione, non è una partecipazione comunitaria. Comunque è il cuore, come ci dice il Papa, che conta, e con il cuore si partecipa. Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce. Nasce nel sangue di Cristo l'aurora di un mondo nuovo. Torna alla casa il prodigo, splende la luce al cieco, il buon ladrone graziato dissolve l'antica paura. Gli angeli guardano attoniti il supplizio della croce, da cui l'innocente e il reo salgono uniti al trionfo. O mistero insondabile dell'umana redenzione, morendo sopra il patibolo, Cristo sconfigge la morte. Giorno di grandi prodigi, la colpa cerca il perdono, l'amore vince il timore, la morte dona la vita. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Ci rechiamo al cielo. Il cielo pasquale è il simbolo di Cristo. Viene acceso col fuoco nuovo nella notte di Pasqua, poi portato solennemente dall'ingresso del Duomo fino all'altare, dicendo: Cristo luce del mondo, perché il cielo raffigura veramente Cristo. Negli antichi sacrifici c'era un ministro che sacrificava l'oggetto del sacrificio, che era un animale che veniva ucciso, in altare sul quale veniva ucciso. Nel Nuovo Testamento, donna la redenzione, Cristo è sacerdote, è altare ed è vittima. Per questo i sacerdoti, quando celebrano una santa messa, iniziano con il bacio dell'altare. Accetta con benevolenza, oh Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per tutti i nostri fratelli che ti sei degnato di far rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Abbiamo già celebrato due domeniche di Pasqua, ce ne sono altre tre, per celebrare poi l'ascensione e la Pentecoste. Ora ci richiamo al Battistero, perché il vero senso della Pasqua è il nostro battesimo. Spesso stacchiamo la celebrazione della Pasqua dal nostro battesimo, mentre
è proprio nella Pasqua del Signore. Passione, morte e risurrezione, che siamo sepolti con Cristo nella morte e risorgiamo con Lui attraverso l'acqua del battesimo. Dalle catechesi di Gerusalemme. Battezzati in Cristo e rivestiti di Cristo, avete assunto una natura simile a quella del Figlio di Dio. Il Dio che ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi ci ha resi conformi al corpo glorioso di Cristo. Divenuti partecipi di Cristo, non indebitamente siete chiamati Cristi, cioè consacrati. Perciò di voi Dio ha detto: non toccate i miei consacrati. Siete diventati consacrati quando avete ricevuto il segno dello Spirito Santo. Tutto si è realizzato per voi in simbolo, dato che siete immagine di Cristo. Egli, battezzato nel fiume Giordano dopo aver comunicato alle acque i fragranti effluvi della sua divinità, uscì da esse e su di lui avvenne la discesa del consustanziale Spirito Santo. L'uguale si posò sull'uguale. Anche voi, dopo che siete emersi dalle sacre acque, è stato dato il crisma, di cui è la figura quello che unse Cristo, cioè lo Spirito Santo. Di lui anche il beato Isaia, parlando in persona del Signore, dice nella profezia che lo riguarda: lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri. Cristo non fu unto dagli uomini con olio o altro unguento materiale, ma il Padre lo ha unto in Spirito Santo, prestabilendolo Salvatore di tutto il mondo. Come dice Pietro, Gesù di Nazaret, che Dio unse di Spirito Santo. E il profeta Davide proclama: il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'empietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. Egli fu unto con spirituale olio di letizia, cioè con lo Spirito Santo, il quale è chiamato olio di letizia, perché è lui l'autore della spirituale letizia. Voi invece siete stati unti con il crisma, diventando così partecipi di Cristo e solidari con lui. Guardatevi bene dal ritenere questo crisma come un puro e ordinario unguento. Santo è questo unguento e non più puro e semplice olio. Dopo la consacrazione non è più olio ordinario, ma dono del Cristo e dello Spirito Santo. È divenuto efficace per la presenza della sua divinità e viene spalmato sulla tua fronte e sugli altri tuoi sensi con valore sacramentale. Così, mentre il corpo viene unto con l'unguento visibile, l'anima viene santificata dal Santo e vivificante Spirito. Siamo stati battezzati per volontà dei nostri genitori, ma crescendo tocca a noi scoprire il valore del battesimo
confermarne la scelta. Fratelli carissimi, noi siamo rinati nel battesimo, veniamo chiamati e siamo realmente figli di Dio. Nella confermazione, la cresima, abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo. Accostandoci all'altare del Signore, partecipiamo alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Padre. È quello che facciamo tutti insieme questa sera, in attesa di poterlo celebrare comunitariamente nella Santa Messa. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Insieme. E vi doni la sua pace Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordo che, eccetto la chiesa del Moscano, la chiesa di Negheni e il Duomo resteranno sempre aperte. Sentirete anche il suono delle campane. Qualcuno si è lamentato con me perché suono le campane e non c'è la messa. Ma la campana chiama alla preghiera. Ricorda che siamo cristiani. Noi continuiamo a suonarle e al suono della campana rivolgetevi a Dio con la preghiera e con l'ascolto della sua parola. Siamo dati Gesù Cristo. Siamo dati. Non è un'altra